Allora, il libro è questo. Lo conoscete? No. Ma questo è un compendio totale, completo, del sentiero verso l'illuminazione secondo il buddismo. Allora, questo in particolare, questo libro è stato composto in un modo, direi, abbastanza particolare. Un grande maestro tibetano, un lama tibetano, che ha vissuto nel 1900, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, una volta diede un insegnamento che durò 24 giorni, un insegnamento estremamente dettagliato sul buddismo. E a questo momento c'erano molti lama eruditi, c'erano circa 700 persone, di cui alcune dei grandi eruditi. E uno dei discepoli principali di questo lama che diede questo insegnamento fu istruito dal lama stesso, gli disse: nel futuro cerca di comporre per quello che ti ricordi, per quello che sei certo, per quello che tu sai di certo, componi per cortesia un libro scritto di questo mio insegnamento orale che è durato 24 giorni. Questo lama che diede questo insegnamento era un essere eccezionale, potremmo stare qua giorni a descrivere le qualità di questo maestro. E il maestro che poi compose gli insegnamenti era il suo principale discepolo ed era veramente anche questo un grande lama. Il maestro che diede l'insegnamento la prima volta si chiamava Papon Karimpoche, il maestro che trascrisse l'insegnamento si chiamava Trichan Rinpoche. E questo libro, scusatemi, voglio mettere, come si chiama, in quegli stati flight mode, no? Okay. Come se fossimo in aereo. No, io dico la verità, non mi sono preparato a dirvi che cos'è questo libro, perché me l'ha telefonato mezz'ora fa, qualcuno non so, non stava bene. No, io ci tenevo tanto che fosse presente, però prima c'era tanta gente, sono spariti tutti. Non stava bene e così via. Comunque mi fa piacere, anche se non sono all'altezza di poter veramente descrivere cosa c'è nel libro, perché nel libro è scritto praticamente l'essenza del buddismo. L'essenza del buddismo cosa vuol dire? Il primo punto del buddismo sono le quattro nobili verità. Il buddismo c'è un grande dibattito se da considerare una filosofia o una religione. Qua in Occidente dicono no, il buddismo non è una religione, è una filosofia. Anche perché così il modo in cui noi intendiamo filosofia in Occidente e il modo in cui noi intendiamo religione è un po' diverso. Qua per filosofia è uno che filosofeggia, uno che scrive, che poi la sua vita è talmente separata da quello che è spesso la sua filosofia. Un conoscitore, un erudito. Filosofia in Oriente, particolarmente nel buddismo, è una presa di coscienza della natura delle cose, della natura della nostra vita. E questo è il primo punto. Il buddismo è qualche cosa che è spiegabile in un modo, non ci sono dei dogmi rivelati, ma è qualcosa che è spiegabile logicamente. E Buddha stesso disse: quando voi ascoltate i miei insegnamenti, dovete fare come quando, probabilmente a quei tempi lì, ma ancora anche adesso, per esempio, quando si prende dell'oro, per capire se è oro o no, lo si deve tagliare e fondere. Dopodiché si capisce se è oro. E Buddha disse la stessa cosa per i miei insegnamenti. Non dovete credere o abbracciare i miei insegnamenti perché vengono dal Buddha e via di seguito, ma se dopo averli analizzati li considerate validi dal punto di vista logico e poi li considerate anche qualcosa di beneficio, che sia di beneficio a voi
Allora, questo è una cosa da abbracciare, una cosa da seguire, una cosa da studiare. E questa è la base del buddismo. Okay? Questa è, diciamo, la base del buddismo, non la base del buddismo, ma il modo di approcciare il buddismo, il modo di avvicinarsi a questo cosiddetto buddismo. Il Buddha insegnò, il suo insegnamento di base furono ciò che si chiama le quattro nobili verità. Quattro nobili verità. Qualcosa di interessante? No, mi scusi. Vuole un po' d'acqua? No, 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 perfetto, grazie. Le quattro nobili verità. Queste quattro nobili verità sono il fondamento della nostra vita, praticamente. La prima nobile verità è la nobile verità della sofferenza. Allora, è fondamentale capire questa prima nobile verità. Ora tutti dicono, ma insomma, cosa mi viene a raccontare, sofferenza, lo sappiamo tutti. Ma è qualcosa di più sofisticato del modo in cui noi intendiamo di solito sofferenza. Sofferenza ha un primo aspetto, diciamo, che è quello più comprensibile, quando abbiamo male. Stiamo male, può essere a livello fisico o a livello mentale. E qua tutti la riconosciamo, come stai? Sto male. Sto male, cosa c'hai? Ma c'ho mal di stomaco. Sto male, cosa c'hai? Sono angosciato, sono preoccupato. Quindi cioè, o stiamo male fisicamente o stiamo male mentalmente per dei dolori che abbiamo nella nostra mente. E questo lo capiscono tutti, questo lo avvertono tutti. Poi c'è un aspetto un pochettino più sottile della sofferenza, ed è certi tipi di azioni che ci appaiono come azioni che ci danno felicità, che ci danno piacere, che ci danno benessere. In effetti, se quelle azioni ci dessero veramente benessere, noi dovremmo, ripetendo in continuazione, cioè non stop, esempio, mangio un piatto di spaghetti, porca miseria che buoni questi spaghetti, fatti veramente bene. Allora, se gli spaghetti fossero fonte di felicità, di benessere, ma più ne mangiamo, più dovremmo stare bene, no? Dico bene? Fa senso, scusa. Fa senso? Video. Lui è il video, ma c'è l'altro anche lui, anche se c'è il video. No, perché? Allora, certe azioni, molto se ho preso una cosa molto semplice, mangiare gli spaghetti, che buoni, così, allora. Ma se la fonte di felicità fosse gli spaghetti, più spaghetti mangiamo e più dovremmo stare bene, giusto? Allora, no, io ho appena mangiato un piatto di spaghetti, prima di venire, ho mangiato molto tardi, non sono capace di farmi mangiare, mi sono fatto due cose così, no? Ma non erano male, no? Però dico, se uno mi portava anche un piatto più buono, dopo che avevo finito quel piatto lì, ma magari ne avrei mangiato qualche forchettata, magari li avrei finiti, però se poi qualcuno mi obbligava a mangiare il terzo piatto, stavo male. Tutti stiamo male. Allora, questa è la dimostrazione che certi tipi di comportamento, questa è quella che si chiama la sofferenza del cambiamento. Sofferenza del cambiamento. È un lato un momentino più sottile. Cioè, che certi tipi di azioni, cioè che noi praticamente viviamo in costante, alla fin fine, noi viviamo costantemente nel potenziale della sofferenza. Per adesso siamo qua, adesso non so chi soffre, chi non soffre, ognuno ci avrà dei piccoli problemi, no? Però tutto un tratto, basta una telefonata, se abbiamo i telefoni spenti, ma basta una notizia, una piccola notizia. E questa notizia ci devasta, ci distrugge, perché abbiamo perso dei denari, perché ci ha lasciato la moglie o il marito, perché nostro figlio è morto, perché questo e perché quell'altro. Queste notizie arrivano in qualsiasi momento, in qualsiasi momento. Oppure può arrivare una catastrofe naturale,
In altre parole, cerco di essere più breve possibile, noi viviamo costantemente sotto la spada di Damocle della sofferenza. Questo è il fondamento della nostra vita, non è qualcosa in cui noi dobbiamo credere perché l'ha detto Buddha, l'ha detto Cristo, no, questo è proprio terra terra, quello che noi, la nostra vita. Ora, quanto ne siamo coscienti di questo, quanto non ne siamo coscienti, qui sta tutto il punto. Allora, la prima nobile verità è la nobile verità della sofferenza. Della sofferenza. Cioè la nostra vita è permeata, è diciamo attraversata dalla sofferenza. Qualcuno se n'è accorto, qualcuno non se n'è accorto, la maggior parte della gente non se n'è accorto, non se ne accorge. Non se ne accorge perché è totalmente distratta da tutto quello che gli succede, a tutte queste piccole felicità, tutti questi spaghetti che mangia e roba del genere, no? Ma il punto fondamentale è accorgersi di questo, perché? Perché se non ci si accorge di questo non si uscirà mai dalla sofferenza. Si riuscirà a accorgersi della sofferenza solo quando veramente si medita profondamente sullo stato della nostra vita. La nostra vita è attraversata, permeata dalla sofferenza. E questa è la prima nobile verità. La seconda nobile verità è che questa sofferenza non è una maledizione divina, non è qualcosa che ci manda Dio, che ci manda Buddha, che ci manda qualcun altro, ma è qualcosa che ha una causa. È qualcosa che ha una causa. Infatti è un effetto. Ogni effetto ha una causa. Non ci può essere un effetto di qualcosa senza la sua causa. Questa è una logica molto semplice, molto comprensibile. Allora, anche la nostra sofferenza ha una causa. Noi di solito, per la causa della nostra sofferenza, di solito, più possibile, imputiamo gli altri. Imputiamo il tempo che ci fa accaldare, imputiamo quell'altro che ci ha insultato, quell'altro che non ci ha dato quello che non ci deve dare, quello che ci ha mancato il rispetto, quell'altro che ci ha rubato, insomma. Comunque noi viviamo pensando costantemente che la causa della nostra sofferenza sia fuori di noi. Infatti la nostra vita è totalmente imperniata sull'esteriorità, cioè sul proiettata al di fuori. Qua il concetto è diverso, qua invece si invita a ricercare dentro di noi la causa della nostra sofferenza, perché la causa della nostra sofferenza sono le nostre azioni. Le nostre azioni. Le nostre azioni che hanno un risultato, che sono la causa della nostra sofferenza. Allora, le azioni che sono a causa della nostra sofferenza sono azioni che sono fatte con una motivazione negativa. Cosa si intende per negativo? L'azione negativa è un'azione che è fatta principalmente, unicamente per il nostro beneficio, per acquisire qualcosa noi stessi. Allora, se la motivazione delle nostre azioni è quella, il risultato sarà necessariamente negativo e il risultato è proprio quella sofferenza che abbiamo visto, la prima nobile verità della sofferenza. Le azioni che sono fatte per il beneficio degli altri, con un'intenzione benevola, comunque esse appaiano, e anche questo per le azioni negative, comunque esse appaiono. Le azioni possono apparire in svariato modo, ma è proprio per quello che veramente noi non possiamo mai giudicare quello che fanno gli altri. Non possiamo giudicare perché quello che conta è la motivazione. La motivazione. E la motivazione è qualcosa dentro di noi, qualcosa che non riusciamo di solito, non so, uno viene qua, fa una cosa, fa un'altra, boh, chi lo sa? Lo sa lui. Lui lo sa, se guarda dentro se stesso sa. E allora la seconda nobile verità è la causa della sofferenza. La causa della sofferenza sono le azioni fatte con una motivazione negativa e che hanno come radice l'ignoranza, l'attaccamento e l'avversione verso gli altri, odio, rabbia, comunque uno vuol chiamarlo. Principalmente noi siamo mossi nelle nostre azioni da queste tre cause: o ignoranza,
ignoranza di non ignoranza per esempio di non conoscere, di non sapere qual di non conoscere la sofferenza, ignoranza di non sapere qual è la causa della sofferenza. Prendiamo un sorso d'acqua. Certo. Allora vedete che qua veramente abbiamo già, cioè se uno prende, adesso sono poche parole che ho detto qua, ma se uno prende in considerazione queste cose, già la nostra vita si rivoluziona, perché incominciamo, di solito noi così pensiamo, ah, cioè, alcuni pensano che la loro vita sia un disastro, altri pensano che la loro vita sia una vita ottimale, che tutto va bene così, ma la nostra vita da esseri condizionati, è una vita che è pervasa dalla sofferenza. Il non capire questo, il non afferrare questo punto, questo è proprio l'ignoranza. L'ignoranza è la mancanza di conoscenza. A causa di questa ignoranza si sviluppa dell'attaccamento verso gli oggetti che ci procurano piacere, verso quelli, gli oggetti che noi pensiamo che ci procurano piacere, e dell'avversione verso gli oggetti o le situazioni che ci dà l'impressione che ci provocano del dolore, dell'insofferenza. Quindi noi praticamente siamo in balia costantemente di queste tre emozioni, dell'ignoranza, dell'attaccamento e dell'avversione. Essendo in balia di queste tre cose, la nostra vita è un disastro. Cioè, se siamo sinceri con noi stessi, la nostra vita è abbastanza un disastro. Finché non prendiamo conoscenza, finché non facciamo qualche cosa. Allora, facciamo qualche cosa, che cos'è? È intraprendere un sentiero ben programmato, un sentiero graduale, verso la liberazione da questa sofferenza. Cioè, tutti gli esseri viventi vogliono essere felici e non vogliono essere infelici. La stragrande maggioranza nel mondo c'è sofferenza. Perché? Per questa ignoranza di non sapere che cos'è la sofferenza e qual è la causa della sofferenza. La causa della sofferenza è sempre gli altri. Infatti andiamo a fare le guerre perché questi ci causano sofferenza, quell'altro ci causa questa, altra guerra, altra, cioè una guerra continua qua. Una guerra continua, una guerra su vasta scala, come quelle che stiamo vedendo, ma anche anche in casa, più vicino di casa, cioè in continuazione, siamo in continuazione in guerra, perché pensiamo che la causa dei nostri dolori, dei nostri malesseri siano gli altri, sia fuori. Allora, la terza nobile verità, abbiamo preso, qual è la prima nobile verità? La sofferenza. La sofferenza, bravo. La seconda? La causa della sofferenza, bravissimo. La terza nobile verità è il sentiero programmato, studiato, passo per passo, che ci porta fuori dalla sofferenza. Allora, questo libro è il compendio del sentiero che ci porta fuori dalla sofferenza. Quindi questo è il libro più importante della nostra vita. Non c'è niente di importante di questo. O anche qualsiasi altro libro che insegna le stesse cose. Allora, tutto questo libro è questo insegnamento che ci spiega passo per passo quello che dobbiamo fare per raggiungere la quarta nobile verità, che è la cessazione della sofferenza. Quando la causa di un effetto è stata rimossa, quell'effetto non ci può più essere. Siamo d'accordo su questo? Fa senso? Se togliamo la causa... giornalista, volevo... Signora, stia qua un po', che ci manca. Lo so, sì, prego. Sto qui con te.
perché per proprio... c'è anche di là. Purtroppo sono due da Quando la causa è stata eliminata, allora questo sentiero che cosa ci insegna? Questo sentiero ci insegna da un lato a eliminare la causa della sofferenza e dall'altro a sviluppare la causa della felicità. Questo, così, proprio in poche parole, il risultato, ogni cosa ha una causa. Infatti se guardate le quattro novità sono effetto e causa. Effetto, causa ed effetto. Ma senza aver capito, senza aver compreso profondamente che la nostra vita è immersa nella sofferenza, non c'è modo di, liberarci da questa sofferenza. È come quando andate a fare gli esami, no? Qualche volta andate, no, a fare gli esami. Qualcuno anche dice, non voglio andare a fare gli esami, perché poi se scopro che c'ho il cancro, se scopro che c'ho questo, se scopro che c'ho quell'altro. Però se uno non va a fare gli esami, non scoprirà niente. Secondo voi uno è nella natura della sofferenza, uno che viene, a cui viene diagnosticato il cancro quando va a fare l'esame, prima, quando non lo sapeva assolutamente, viveva già nella natura della sofferenza o no? Certo che viveva nella natura della sofferenza, era solo ignorante di non saperlo, ma è, potenzialmente era lì. E questa è la nostra vita, questa è la nostra vita. Noi viviamo nella natura della sofferenza. Adesso siamo qua, fa caldo, sì, però stiamo più o meno bene. Boom, basta una notizia. A ognuno di noi c'è qualcosa che basta, che arrivi una piccola notizia e la nostra vita è distrutta. Altro vi devo dire. Se vogliono fare delle domande. Beh, in mezz'ora no, però per cortesia, visto che siamo qui, ma lei ha dato questa introduzione, ma per uscire dalla sofferenza abbiamo mezz'ora, se lei cortesemente ci spiega. Per offrire, per noi veniamo da un altro mondo cattolico, abbiamo altri scenari, per cortesia. Le domande, le risposte, se aspettiamo. Beh, per uscire dalla sofferenza, dato che la sofferenza è stata causata dalle nostre azioni, incominciamo come prima cosa a cambiare le nostre azioni, incominciamo a cambiare il nostro comportamento, ad essere coscienti momento per momento di quello che pensiamo, di come agiamo, a chiederci ad ogni azione, a chiederci perché faccio questa azione, perché mi sto muovendo in questo modo. Che tipo di risultato mi darà questa azione? Noi dal mattino in cui ci svegliamo siamo continuamente, stiamo agendo col corpo, con la parola e con la mente, giusto? Corpo, ci svegliamo, facciamo la doccia, poi vediamo il caffè, con la parola diciamo questo e quell'altro, con la mente pensiamo, così. E così tutta la giornata, dal mattino fino a quando andiamo a dormire. Anche durante la notte continuiamo a pensare, avere sogni ed attività. E quindi, così, il primo punto per uscire da questa sofferenza è capire quali sono i comportamenti che ci portano ad avere felicità e quali sono i comportamenti che ci portano ad avere sofferenza. I comportamenti che ci portano ad avere sofferenza sono qualsiasi azione che ha come motivazione uno scopo egoistico, unicamente per il nostro beneficio. E guardate che si possono trasformare le azioni, eh? Cioè le nostre motivazioni sono trasformabili, non è qualcosa di solido, così. Noi possiamo muoverci e fare delle azioni, prima andiamo a lavorare al mattino, di solito andiamo a lavorare per noi stessi, per la nostra famiglia, per un piccolo nucleo ristretto di persone, sono azioni proprio egoistiche generalmente, però possiamo cambiare, possiamo aprire la nostra mente e pensare, ma insomma se io faccio bene il mio lavoro,
poi posso nutrire la mia famiglia, possono andare a scuola e possono essere di beneficio agli altri. Cioè è una questione di direzione mentale, di come noi dirigiamo la nostra mente. Se tutto focalizzato su di noi, e allora poi quando è tutto focalizzato su di noi, allora, come avevo detto prima, ci sono delle cose che noi pensiamo che ci provocano felicità. Allora noi, pur di ottenere quegli oggetti, quelle cose, quegli avvenimenti, quelle situazioni che pensiamo che ci provocano felicità, siamo pronti a tutto. Siamo pronti a tutto. Ognuno di noi si osserva la sua vita, si ricorda di momenti in cui ha fatto delle cose, ha detto delle cose, oppure anche basta leggere i giornali, no? Cioè la vita è... Quindi la bellezza dei giornali, dei telegiornali, è proprio quella che ci insegna cosa la gente fa pur di ottenere un qualcosa che loro pensano sia un beneficio. Però so, ogni giorno si legge di qualcuno che è stato, di qualche donna che è stata ammazzata perché il fidanzato, il marito, non riusciva a concepire che la sua fidanzata, la sua moglie, questo avviene più dal lato maschile, no? questa attitudine. Non so, ho letto l'altro giorno che c'è un numero di donne che è stato molestato, che è stato disturbato, che è una roba veramente da sorprenderci. Tutti questi uomini qua che hanno fatto queste azioni è perché pensavano che quella fosse la causa della loro sofferenza, e facendo qualcosa di violento, di cattivo verso questa persona, così alleviavano la loro situazione. Al contrario, la loro situazione era solo peggiorata. Quindi quando la signora dice cosa dobbiamo fare per uscire dalla sofferenza, è sviluppare mindfulness, come si dice in italiano, un'attenzione alla nostra mente, a tenere la nostra mente costantemente sotto osservazione. Allora, questo richiede concentrazione. La nostra mente è continuamente varia da una cosa all'altra, da un secondo all'altro. Quindi qua è dove entra la meditazione. La meditazione è utile perché ci aiuta a concentrare la nostra mente, che poi questo è anche molto utile nella vita quotidiana, quando lavoriamo, se non siamo concentrati non lavoriamo bene, quando facciamo qualsiasi cosa. Quindi molto molto utile meditare. Meditare, ci sono tanti tipi di meditazione, e un tipo di meditazione è per sviluppare concentrazione. Poi con questa facoltà della mente che abbiamo, che la concentrazione quando è sviluppata, poi possiamo analizzare tante tante cose, possiamo e poi siamo sempre a costante contatto con quello che succede dentro di noi.